Un lavoro molto importante che abbiamo svolto in questi anni e a cui ho dato un impulso personale importante è stato il Libro Bianco della Difesa. Che cos'è? È il disegnare la difesa, viste le minacce dell'oggi e visti gli impegni per il futuro, immaginandola sempre più aperta alle esigenze della popolazione, ma anche sempre più integrata in quelli che sono i nuovi meccanismi di difesa, quindi le alleanze internazionali, dalla NATO alla difesa europea, su cui abbiamo raggiunto risultati importanti. Oggi esiste una formazione unitaria che si rifà a questi obiettivi e il grande lavoro che i nostri militari hanno fatto sul peacekeeping diventa un modello per tutti i militari del mondo. Il lavoro sul personale della difesa è stato un lavoro importante. Dopo quasi 20 anni finalmente si è raggiunto un provvedimento richiesto da tempo, il riordino delle carriere. È una cosa un po' tecnica, ma coloro che fanno parte delle forze armate e delle forze di polizia conoscono che questa richiesta esisteva da molto tempo. Il governo ha messo risorse ingenti perché si potesse arrivare a questo provvedimento, ma abbiamo anche avuto un'attenzione particolare al personale civile della difesa, che è una risorsa fondamentale che abbiamo voluto valorizzare, così come abbiamo sbloccato concorsi che erano fermi dal 2008 perché sappiamo che un ricambio è assolutamente essenziale. Ci sono ancora due iniziative di cui voglio parlare e ad una tengo moltissimo. Abbiamo messo dei fondi per aprire degli asili nido nelle strutture della difesa. Lo avevo già fatto da Presidente della Commissione Difesa, ma da Ministro ho potuto mettere fondi molto più consistenti e ora apriranno nuovi 17 asili nido proprio perché le donne e gli uomini con le stellette possano essere più sereni nel lasciare i loro bambini quando hanno bisogno di compiere le loro missioni. E pensando agli uomini e alle donne delle Forze Armate non posso non ricordare il momento di felicità che ho vissuto quando prima Massimiliano Latorre e poi Salvatore Girone sono tornati d'Italia. Era davvero una spina nel cuore sapere che due militari italiani fossero detenuti in India e poterli riabbracciare in Italia, sapere che oggi vivono di nuovo con le loro famiglie, con i loro affetti, ecco, è stato un momento di grande commozione e di grande felicità.